Eccoci qua di nuovo, ragazzi, ma mi sono scordato di mettermi le cuffie. Quest'oggi abbiamo roba caldissima, ragazzi, come si vede, very hot, hot stuff, mega. E siccome sono stato criticato col mio accento, è incomprensibile, mi dicono, questa volta cercherò di deliziarvi con il mio perfettissimo italianissimo. Quindi questa volta parleremo di un certo, mi sono scordato, Gianluca, aspetta, com'era? Gianluca Lamberti. Gianluca Lamberti. Molto bello lui, ragazzi. Uno che fa così attenzione all'aspetto esteriore, c'è da fidarsi. Ma questo è il primo trucco per capire con chi hai a che fare. Quando ha talmente tante catene che deve apparire, significa che dentro è uno schiavo. Ha tante catene che lo legano a questo. Ah, vedete, oggi abbiamo anche le luci perché sta nevicando adesso in montagna e quindi ho dovuto accendere una lucetta che è LED, che fa male secondo Gio Embriano, quindi fra poco morirò. Quindi gustiamoci questi ultimi video. E quindi stavamo dicendo, persone del genere che fanno così attenzione all'aspetto fisico, esteriore, eccetera, sono il primo campanellino d'allarme, perché significa che queste persone sono facilmente attratte dal soldo, diciamo, dalla materia, dalla carne, no? E quindi farebbero di tutto per please, to please, come si dice? Per soddisfare quei bisogni carnali che hanno, no? E quindi sono facilmente corrottibili, diciamo, no? Ecco, sto facendo sfoggi del mio italiano perfetto. E quindi ciò significa che quando abbiamo a che fare con personaggi del genere, diciamo che fanno foto del genere, ci fanno capire anche che persone possono essere, insomma. Sono un po' sciolte così, diciamo, senza un partner che li possa tenere in linea, sta un po' così. Lui sta semplicemente così facendo finta. Ma che stai dicendo? No, questi sono le prime cose che uno dovrebbe vedere subito. Se vedi una persona che è pulita, elegante, ma con garbo, diciamo, con gusto e basta, oppure una persona che è esageratamente. Esageratamente e diciamo esageratamente diciamo che tira diciamo che è un campanello d'allarme. Quindi se un personaggio come questo si mette a fare quello contro il sistema, dobbiamo capire una cosa fondamentale, ragazzi. Perché c'è stato un commento ieri che mi ha detto: ma allora secondo te sono tutti. Non ci si può fidare di nessuno. Certo, non ti puoi fidare di nessuno. Cioè, è come se sei in un campo dove è appena scesa lava proprio. Cioè, sei sotto il Vesuvio quando è scoppiato il Vesuvio, no? E tu vai lì pensando che ah, è spuntata una pianta, la posso mangiare. Ecco, la mia immagine bellissima si è bloccata mentre io stavo pensando all'analogia, all'analogia. Mentre qui nevica di brutto, poi se magari vi faccio un'immagine in diretta proprio. E quindi questo è il campo dove ci troviamo noi adesso. Brucia proprio, non può nascere, cioè una pianta per nascere dove c'è questa lava che sta colando adesso deve essere talmente cazzuta, ma talmente pronta a morire proprio, a sacrificarsi per nascere in questa merda dove ci troviamo, che deve essere un Bill Cooper, ragazzi. Bill Cooper sapeva che l'avrebbero ammazzato e aveva i coglioni quadrati e infatti l'hanno ammazzato. E
E quindi questa cosa vuol dire? Che la verità non te la daranno queste checche qua. Chiamo checche non così per parlare male dei. Ma per dire, gente senza palle. Come sono io anche, gente senza palle. Per dire la verità oggi, ragazzi, e agire con quella convinzione, ci vogliono coglioni quadrati. E quindi ecco perché tutti siamo in un cazzo di forno che vieni bruciato subito se dici la verità. E questi qua, che sono talmente legati la carne ai vizi, eccetera, eccetera, non potranno mai rischiare tanto da addirittura la vita come ha fatto Bill Cooper. Infatti, l'unico mio eroe è Bill Cooper. Non ho altri, è Gesù Cristo. Anche lui si è sacrificato totalmente, ha avuto i coglioni, no? Questi sono i miei eroi. Gesù Cristo e Bill Cooper, non ne ho visti altri. Quel ragazzo là che si è messo in Cina, se fosse vero, ma sembrerebbe vero, davanti ai carri armati. Il monaco buddista che si è bruciato vivo. Questi sono coglioni quadrati. Noi siamo delle checche morte. Lo volete capire o no? E quindi, che cazzo? Cos'è? Tu ti aspetti che su YouTube ci sia qualcuno che abbia palle, che ti dica la verità? Ma sai come finisci se dici la verità oggi? Ma questi manco gli chiudono i canali. Questa la premessa. Ora che abbiamo fatto questa premessa, capiamo che siamo in un mare di merda totale, perché dove sta colando la lava non può nascere niente, solo una pianta veramente con i controcoglioni ce la può fare, ma verrà comunque bruciata alla fine. Poi se tante piante si mettono, hanno i coglioni sapendo che si sacrificano. A quel punto, in quel punto là nasceranno piante, che saranno tante, e la lava sarà spazzata via perché non ce la fa a fargli niente. Se le piante sono forti, per dire, no? Non so che cazzo di piante può essere questo, di ferro, non lo so. Comunque, stiamo parlando sempre, ricordiamo sempre che abbiamo a che fare con la nostra banda, è meglio ricordarcelo. Io ieri non riuscivo a trovare dove era Baratieri, ragazzi, ma stavo qua, ecco, era nascosto bene. E questo che vedremo oggi è questo qua, se non sbaglio. Sì. Poi ieri abbiamo fatto. Che abbiamo fatto ieri? Ragazzi, oltre a questi due. Allora abbiamo fatto Baratieri. Ah, il prete, dove sta il prete, ragazzi? Vediamo se riusciamo a trovare al volo il prete che abbiamo fatto ieri. Don Nutella. E voi riuscite a trovarlo? Scrivetemelo nei commenti se l'avete trovato. E cliccate la campanellina e mettete il like. Ok, non riesco a trovare il Don Nutella subito al volo. E quindi possiamo. Questi, ricordiamo, sono i nostri eroi, ragazzi. Tutti questi qua, ragazzi, non avete dubbi, ragazzi. Questi hanno veramente palle quadrate. Questi, eh? Questi, oh, questi stanno per cambiare, veramente. Guarda, ragazzi, il cambiamento nell'aria. E questa la chiamiamo la banda del risveglio. Oh, guarda come stanno risvegliando tutti i truccati. Questo qua lo vedremo fra poco, ragazzi, perché è amico di questo che parleremo oggi. Ma che bella gente, ragazzi! Tutti qua che si sacrificano per te, pecora. Infatti, tu, pecora, devi solo donargli un po', seguirli, condividere i video. E loro penseranno al lavoro sporco per voi. Ok? Bene così. Andiamo avanti, chiudiamo la banda che si aggiorna sempre di più. Questa non è una versione aggiornata, ragazzi, perché qui mancano almeno un paio di persone che devo mettere. Però date un po' di tempo perché stiamo lavorando come dei. Ah, ecco, forse la neve sta per smettere perché vedo un po' di cielo blu. Very, very. La meglio cosa sarebbe vedere il cielo, con questo spettacolo della neve qua, ragazzi. Invece dobbiamo parlare dei mostri. Andiamo avanti. Quindi, pecora di merda, quando vedi gente così tutta profumata, precisa così, fatevi il dubbio, pecora. Oppure che si mette una divisa, come fa un prete per dire, no?
che vuol sembrare più intelligente, più figo di te, no? Come fa il poliziotto, no? Che copre anche la cosa, così tu manco vedi l'espressione, non ci deve essere emozione, adesso tu lo devi rispettare, eh? Allo stesso modo anche il mettere un abito, un ipnotizzare la pecora, come fanno i preti, per dire, eh? E vogliono essere speciali. Aggiustiamo poco a poco, chiedo alla regia. Regia, per favore, aggiustiamo un po' l'immagine, per favore, che adesso sta uscendo il sole con la neve. E non ci siamo. Quindi andiamo avanti con il nostro eroe. Se questo è stato un tuo eroe, shame on you. Scusate il mio italiano un po' sporcato con inglese, albanese, abruzzese, eccetera, eccetera. Quindi abruzzese, non so nemmeno come suona l'abruzzese. Ma partiamo subito, che ci sono stati un po' di reazioni all'ultimo video che abbiamo fatto, io. Un certo Paolo Canavese, a proposito di canne, ragazzi, questo sarà tutto un video dove io sarò così con le canne, proprio così, perché sarà talmente orribile lo schifo che vedremo, che... Ma comunque, allora, fammi capire il massimo che sai fare. Questo è un commento riguardo il video che ho fatto di del padre con le Nutelline là. Con le suorine, tutto, col suo harem. Fammi capire, il massimo che sai fare è chiamarlo Don Nutella? Dovresti come prima cosa, visto che vuoi fare lo youtuber de noantri, andare a fare un corso di dizione. Questo è il classico, ragazzi. Quando la gente non sa controbattere sul contenuto di quello che dici, cominciano a prendersela col tuo aspetto, col tuo, come parli. Trovano il niente, no? Perché non sanno. Ecco, invece della sostanza guardano l'apparenza, perché non sanno dove attaccare, no? Sono dei poveracci. Mastichi le parole, è vero questo, per cui ha ragione. Si è costretti ad intuire quello che vuoi dire perché fai stragi della lingua. Sei sicuro di parlare italiano? Mi stai offendendo tantissimo, pecora. O stai parlando un italiano ibridato con qualche dialetto? Fai torto alla lingua italiana e al dialetto. Per il resto zero contenuti. A me non sembri altro che uno scappato di casa. Questo è vero, ci ha preso. Che cerca di fare qualche view denigrando. Ma non cerco di fare view. Questo è il mio canale, mi diverto a dire la mia. Non chiedo soldi, non chiedo... Anzi, dico sempre alla fine dei miei video: andatevene a fanculo, non iscrivetevi, non cliccate la campanella, andate a cagare. Se siete zombie. Poi, se capite, dietro l'apparenza, insomma, qui c'è sostanza, ovviamente uno si iscrive. Ma di che cazzo stiamo parlando? Intelligenza allo stato puro, bro. Ecco, finita la neve, porca troia. Vabbè, è stato bello per un attimo. Beh, a questo punto anche la luce qua comincia a essere inutile. Ah, la facciamo tutta così, segno allarme, tipo così. Very nice, indeed. A livello compositivo dovremmo alzarci un pochettino, è vero. Ok, andiamo avanti, perché non c'è tempo, non c'è tempo, abbiamo già perso tanto tempo. Ma devo leggere tutte queste minchiate? Dobbiamo? Dobbiamo veramente, ragazzi. Allora, prova ad impegnarti di più, potresti ottenere qualche risultato. Quanto vorrei avere risultato in questo mondo di morti. Ah, povere pecore, che non capiscono che le views ce l'hai se sei come quello che fa, che come questo che faremo vedere adesso. Ma se hai risultati c'è qualcosa che non va. Infatti Gesù diceva, non essere del mondo. Se sei del mondo, non siamo amici. Diceva una cosa del genere, tipo... Quindi, se tu vuoi la visibilità e avere risultati in questo mondo, vatti a ammazzare, fate pure questo, no? Eccetera, eccetera. Ah, vedo che l'immagine si è bloccata, però diceva appunto, fate anche questa, questa. Ecco, l'immagine va e viene, diciamo. Ma per quelli che hanno voglia di capire, ce la faranno anche così, con questi piccoli problemi. Allora, se
Se hai dei deficit cognitivi riconosciuti, mi scuso fin da ora. Oh, 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 questa è comicità pura, ragazzi. Aspetta che mi solletico un po' così e rido. No, basta, ti prego. Sto morendo. Se ancora non ti sono noti, ti consiglio di indagare affidandoti a qualche bravo medico. È divertente, ragazzi. E il bello, ragazzi, ho segnato questo uno qua perché lui tutti i suoi commenti gli dà un like. Caro poraccio, si dà il like da solo, poraccio. Qui dice, qui prende in giro un altro che ha commentato il video. Bel nome, da dove vieni? Dal circolo polare. Fammi solleticare un attimo, così rido. Non è un canale di false flag provocatori questo, no, assolutamente no. Io sono, e qui abbiamo capito adesso, ragazzi, che questo è un canale di provocatori di false flag. Che non sa manco che cazzo vuol dire. Siete due scappati di casa, siamo solo due scappati di casa, tu e quell'altro che sarei io, che a malapena si esprime a parole. Bravo, bravo. Quanto vi pagano per spargere merda sulla gente? Perché siete pagati per farlo? Sei veramente un investigatore coi controcoglioni, veramente. Ci hai preso proprio in pieno. Ma chi ti paga? Mentina? Che cazzo? O quelli come lui? Che cazzo è Mentina? Sei un sub come sotto un puente. Vai a farti un corso di italiano per immigrati e portati dietro i prezzolati come te. Aspetta che mi solletico di nuovo, che pure questa è divertente, anche razzista. Vai a farti un corso di... mi sembri uno a libro paga e secondo me con costi da iper discount. La TV l'ho buttata a febbraio 2020. Minchia, sei un po' tardo, diciamo. E quanto al VAC, non mi faccio certo dare lezioni da uno scappato di casa perché io l'ho preso per giro, ma non metto i miei commenti qua perché dobbiamo solo ridere dei suoi. Quello che non capisco è perché più siete ignoranti come capre, il fatto che non sappiate parlare in un italiano appena decente lo testimonia, e più vi sentite in dovere di comparire in audio e video. Ma mica io sono senza palle come te che stai nascosto, coglione. Non avete manco le palle di fare un video. E infatti che cazzo, pure qua nel canale mio mi dite, perché non fai il video di questo? E fallo tu il video, esci con la cazzo di faccia e fallo il video. Perché lo chiedi a me? Questo è il problema, proprio di tutti. Di coglioni come questo e non. Cazzo volete? Aprite il cazzo di video e fate il video. Perché devo espormi solo io? Testa di cazzo. Ma tanto, è chiaro ormai. Bill Cooper pure. Minchia, a parole quando gli scrivevano lettere... tutti, Bill Cooper non ti preoccupare, che lui poraccio stava da solo in montagna come me e sapeva che prima o poi sarebbe andato a ammazzarlo, no? Perché faceva come me, divulgava la verità, no? E lui glielo diceva, ma io so voi pecore di merda che a parole mi dite che verrete qua, mi aiutate quando verranno a prendermi, ma so benissimo che non farete un cazzo. Infatti Bill Cooper è morto, tutti sanno che è stato ammazzato dopo che ha parlato dell'11 Embre. Perché qui non si può parlare, è un canale... E nessuno ha fatto un cazzo. Cioè tutti questi amiconi che aveva, che dicevano a parole di essere amici, alla fine lui si è esposto da solo, sapeva che era esposto e si esponeva da solo e sapeva la merda che gli sarebbe arrivata. Infatti lui diceva nelle sue trasmissioni che io ho segnato con queste trasmissioni che sto facendo, ho segnato il mio fato, il mio destino è segnato ormai. Sapeva benissimo che l'avrebbero ammazzato, è solo questione di tempo. Coglioni quadrati, voi siete niente, mi rimbalzate, fate solo, siete proprio come l'aria, non vi vedo proprio, tutti questi zombie qua. Questo almeno ha almeno la decenza di mettere il nome e il cognome, almeno molti di voi manco quello fate. Io mi vergognerei come un ladro, cioè a uscire in audio e video.
Io mi vergognerei di te che segui uno che dice che c'è l'acqua santa, che gli ha parlato la Madonna, eccetera, eccetera. Non so, che c'ha un fratello riccone che fa le foto con gente che ha promosso il succo magico. Io mi vergognerei di questi qua, che ha parlato del coglione come un grande problema. E voi lo seguite questo qua. Io mi vergognerei di te, ma siccome voi siete morti, come l'aria ormai, siete già morti. Io vedo morti che camminano intorno a me, purtroppo. Quindi manco me la prendo. Siete morti. Ma capisco che, che uno senza né arte né parte di qualcosa debba pur vivere. Auguri, morto di fame e di sonno. Bellissimo. Aspetta che mi solletico di nuovo. Ricordiamo tutti i commenti, ragazzi. Guarda, c'è sempre un like che lo mette lui stesso. Chi cazzo gli mette il like a questo? Anche perché appena usciva il commento io lo leggevo, c'era già il like, è il suo. Proprio un malato di mente proprio. Che segue un cazzo di rettile. E ripeto, quando dico rettile, ragazzi, io non dico i rettiliani. C'è una differenza tra rettile che è il cervello rettile, ragazzi. Cioè, una persona che è come rimasta a livello rettile, no? E quando dico rettile intendo anche è molto questa immagine del film, no? Essi vivono. Intendo quello io. Il rettile, che riesco a vedere solo io che ho gli occhiali, e gli occhiali ce l'ho da quando ho cominciato, insomma, da quando il Signore, purtroppo, anch'io sono stato toccato. Sì, è vero, da quando nel 2018-2019 ho cominciato, mi sono avvicinato a Dio. Prima ero un ateo proprio straconvinto e tutti i credenti mi sembravano deficienti. A quel punto ho visto quanto cazzo ero schifoso anch'io. Ed è esattamente come il film Essi vivono, che metti proprio gli occhiali e cominci a vedere quanto cazzo sei zozzo e quanto zozzume c'è in giro. E in più, come nel film Essi vivono, cominci a vedere il zozzume, cominci a giudicare. Comincia a vedere come quello là che metteva gli occhiali e vedeva i mostri dove erano. Io vedo i mostri, vedo mostri, ragazzi. Vedo i mostri e ne parlo. Ovviamente voi ridete e mi dite che cazzo dici? Perché non si salva nessuno? Perché voi siete ciechi purtroppo, non vedete. E quindi io sto cercando in questi video di far vedere, ma vedo solo io questo zozzume. Avviciniamo un po' la brace, ragazzi, perché abbiamo una brace qua che ci scalda, perché qui siamo. Questo è come vive una. Che voi cristiani dite tanto il San Francesco. San Francesco, vi vedo un po' come San Francesco, però. Ecco, io mi scaldo con la brace. Qui nevica qua fuori. Prego, così non consumo né gas né cazzo. Con la legna che raccolgo qua nel bosco. Morti! Che cazzo dice il morto ancora? Al don parla la Madonna e a te non parla il cervello. Ah, aspetta che mi solletico. La fede non necessita dimostrazioni a differenza della scienza. Quindi se uno dice, oh, guarda qui esce acqua e mi ha parlato la Madonna e voi lo seguite, non lo, non, oh, ma lui non deve dimostrare niente. Va bene, seguilo. Perfetto. Vedi quelli come te non perdono occasione per fare epiche figure di merda. Epiche, questo epico è proprio questo linguaggio da come si chiama? Da Ciccio Gamer. Proprio epico, epico, questa è una parola che è uscita proprio da questi minchioni moderni. E quindi fa capire anche questo, che è un minchione con la sedia da gamer, anche lui, questo è un così. Dietro la tastiera, senza viso, senza volto, comincia a fare il duro così lui. La scienza necessita dimostrazioni, la fede no. Chiunque è libero di credere e dire quello che vuole in ambito religioso. Anch'io posso però giudicarlo se dice minchiate, secondo me. Puoi credere in quello che vuoi senza dover dimostrare un bel nulla. Io personalmente credo che se aprissi qualche testo, magari partendo da quelli elementari, potresti fare rapidi progressi. Grazie. Non sapevo che la gioventù fosse un reato. Perché parlavo dell'harem del donno.
che è tutto circondato e seguito da queste giovincelle. Dovrebbe esserlo l'ignoranza grassa delle regole della nostra lingua e della fonetica. Neanche la mia fonetica ti piace, chiaro? Ma com'è chiaro? Minchione, parlo tre lingue. Tu parli di fonetica, sai che cazzo è la fonetica? Deficiente. È la capacità di dire tutti i suoni proprio. E di riconoscerli, cosa che tu non sai fare come me. Sono sicuro, minchione, perché io ho parlato, gli italiani non sanno fare la E. Tanti suoni, cioè solo quelli del nord magari ce l'hanno, tutti questi suoni particolari. E quando cerco di fare la G, e poi fonetica significa tutti i suoni che riesce a fare la bocca, no? Tu riesci a fare questi suoni? Non lo riesci a fare. Quindi che cazzo dici? Sei un demente. Ti voglio tanto bene perché sono cristiano. Sì, sei niente, sei. È un poveraccio, io sto perdendo tempo con te. Personalmente darei almeno i domiciliari a chi fa strage della lingua di Dante come fai tu. Per tua fortuna siamo governati da capri ignoranti almeno quanto se non più di te e puoi stare a piede libero. Bene, passiamo ad altro, ragazzi, abbiamo vomitato abbastanza. No, riso abbastanza. Passiamo a ragazzi. Ma voi non mi dite, ragazzi, non mi dite che qui diciamo c'è da aggiustare un po' la situazione chimico-biologica. Perché non me lo dite? Ma scusa, ma com'è che parli? Cos'è che dici? Cose senza senso? Sì, qua esce il sole, c'è la neve per terra. Ma noi dobbiamo parlare dei rettili, unfortunately. Because someone's gotta do it! È stato un piacere conoscerti, dice al rettile. Non mangio niente che abbia un cuore, lui è un vegano. Ragazzi, non poteva che esserlo un vegano. E diciamo, è in compagnia di rettile, si sente fiero di stare con rettile, fa le foto, l'intervista per lavoro, e poi per far vedere agli altri, guarda con chi cazzo è intervistata, la pochezza proprio, e lui queste cose ce l'ha qui pubblicamente, non si vergogna di far vedere, guarda, sono stato con questo rettile qua che ci ha preso per culo, se io metto il nome di tutti questi rettili qua che lui sta, ha fatto la foto, è tutto fiero, se è tutta gente che promuove il cogliona e stare a casa, tutte queste minchiate qua. Ma lui purtroppo è uno che ama l'apparenza, far vedere che è stato con gente importante. E questo è un truther, uno che dice la verità, e voi lo seguite. Adesso vedremo. Poveri morti. Guarda chi ha intervistato morto. Guarda morto. Chi è questo morto? E lui ha fatto la foto, lo mette sui suoi social questa foto, fiero. Uno che sappiamo, insomma, come la pensa, cosa dice. Ma vi ricordate che ho fatto un video che vi ho detto che lui non ha nessun cazzo di cancro? Si è delle pecore. Lo fa questo solo per mandarvi a farvi controllare contro il cancro, così il rettile vi prende, vi dice che avete il cancro e vi ammazza. Ma voi siete morti purtroppo. E lui è fiero di uscire con gente come questo qua, che hanno promosso il succo magico, eccetera, eccetera. Ecco un altro foto tutto fiero con un altro rettile. Vediamo con chi abbiamo a che fare, ragazzi. Da 15 anni sono un conduttore televisivo, autore, vocalist, organizzo e partecipo alla direzione artistica di numerosi eventi e serate su più regioni che caso. Negli anni ho instaurato, grazie ad un intenso lavoro di pubbliche PR, di public relations, un ottimo rapporto con le majors discografiche Satana, Sony, Warner, Universal and Sugar. E con le altre etichette indipendenti da Satana, allo scopo innanzitutto di poter ricevere in tempo reale i video musicali ufficiali da trasmettere in onda e programmarvi, diciamo, eccetera. Benissimo, ragazzi. Abbiamo a che fare con la crema della crema. E lui si è convertito. Guardiamo, aspetta, che non siamo finiti qua. Gente come questo qua, tutto vero, guarda. Gente come questo qua.
ci sono parole. Se voi aveste occhi, lo vedreste come essi vivono. In questo momento, io sto vedendo la sua faccia così proprio. Ma anche la sua è così, eh? Se no, non stavo qui a fare questo video. Ma voi non lo vedete, purtroppo. Io vedo due mostri qua, purtroppo, voi no. Ma chi ci vogliamo fare? Ecco. Fra rettili sono fieri di stare fra di loro, no? Io vomiterei a stare. Molti di voi. Oh, se potessi fare una foto con Neko! Guarda questo qua mi sembra un non rettile forse, li sta vedendo, guarda, sti poracci. Ecco, purtroppo voi non vedete queste cose come il film Essi vivono. Lo conosci tu, Paolo Cannavese, il film Essi vivono? Guardalo, non parla di alieni, pecora. Qui mi vergogno, questo qua è albanese, questo mostro, cazzo. Mamma mia. Ecco. Come si chiama questo-a? O-a? Questo-a? Ah, ma Paolo Cannavese non è. Non capisce quando faccio questi tipi di battute perché dorme ancora. Questo-a? Non si capisce. Dormi, dormi, poi. Ecco, qui siamo al top del top. Dai, ragazzi, voi seguite un personaggio del genere, ragazzi, che fa una foto con un politico. Che è nella Trilateral Commission, insomma, è stato nel Bilderberg. E voi lo seguite questo! Morti! Siete morti! Ma infatti questa foto mi sa che la metto proprio a salvo così, no, la metto un po' così, così proprio. Guarda, con l'ok tutto fiero, no? Ha intervistato un bel rettilone stavolta, eh? Ed è fiero. E lo mettiamo come thumbnail del video questo. Perfetto. Altri rettili. Tutto fiero. Questi l'abbiamo vista. Questa è veramente una foto che parla a chi ha occhi. Che questo. Ti vogliamo bene, c'è scritto qua. 69! 69 sono una persona come si deve, ragazzi. E qui veniamo perché lui si è buttato in campo come Berlusconi, ragazzi, per salvare la pecora. E diciamo che ha fatto una strage. E infatti questo rientra fra i miei eroi, ragazzi, perché ha fatto una strage di pecora. Ne inchiappetta proprio a destra e a sinistra. Ah no, ecco, se sto così, quindi la composizione deve essere. Scusate, ragazzi, ma io essendo da solo qui, il regista è un po' poco affidabile, devo fare da me. Quindi vedremo che si è buttato in campo e fa il truther, cioè quello che dice la verità. Però purtroppo lo vediamo da 100 giorni da pecora. Non è con gentaglia del genere, sono qui in papillon. Questi sono i truther di 100 giorni da minchione. Tutta gente perfettina, così. Ma minchia, se ti dici la verità, dovresti avere la morte dietro al collo, no? Sul mio canale ho parlato di un certo John Lang. Andate a vedere, sta sul mio Telegram. Vedete che cazzo significa dire veramente la verità? Ti vengono? Diventi un target individual. E l'hanno fatto fuori. E sono entrati in casa i poliziotti e l'hanno fatto fuori. Ma questi qua? Questi, guarda come sono proprio beati, pacifici, profumati, proprio vivono nella tranquillità, ridono, fanno belle foto così. Sono fieri di fare foto con i mostri. Questi qua dicono la verità? Ma siete ciechi che seguite questi morti? No, morti, mostri. Rettili, mostri. Ce lo dice Gianluca Lamberti da Luke Anali. Stiamo bene qua che c'è stato un errore di battitura, ragazzi, eh? Ecco. È stato anche lui da Anali, ragazzi. Anali perché si inchiappetta per bene a voi, Anali. Infatti Anali è il numero uno per me, ragazzi. Come vi inchiappetta lui non vi inchiappetta nessuno. E
E qui vediamo quello, insomma, che dice che la Bibbia, Dio non esiste, Dio è cattivo, eccetera, eccetera, questo essere qua. Non ci sono aggettivi per descrivere questo essere qua, ragazzi. Ma voi lo seguite e si vede che siete come lui, quindi se no, non seguireste. La vostra coscienza non vi farebbe amare video del genere, ma se li seguite questa gente, siete come voi, come loro. Quindi. Sì, vomitate commenti negativi qua su sto video, perché è nella vostra natura, altrimenti vi piacerebbero i miei video e non vedreste questi mostri. Ma poi vi piacciono questi mostri. Certo, vi piacciono. Che vi dice che Gesù è stato un semplice profeta, che è andato in India, è andato in Egitto a studiare, ha avuto tante mogli, tante mignotte, cose, ha fatto figli, figlie. Questo vi dicono questa gente qua. Così loro diventano il vostro Dio e voi a quel punto vi sentite anche liberi, così non avete quella coscienza che vi dice: ah, ma mi devo comportare bene perché se Dio qua mi sta guardando. No, a quel punto non serve più. Il compito di questi qua è creare una nuova morale. La morale è: chi ha soldi devi seguire lui, cioè, nel senso che moralmente devi seguire quello che ti dice uno che ha soldi. Invece di seguire quello che ha detto Dio, perché a quel punto te la vedi veramente brutta se fai quello che ha detto Dio, ovviamente. E qui entriamo nel suo canale, ragazzi. Questo è stato il primo video che fece e intitolò anche il suo canale Facciamo finta che. Facciamo finta che, diceva questo essere qua. Che la Bibbia non parla per niente di Dio, il Dio è cattivo e bla 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 bla, tutte queste minchiate qua, Gesù è stato con Amignotte, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Facciamo finta che. Te lo dice pure che sta facendo finta. Tutto finto quello che sta dicendo, ma. Ecco, adesso, da adesso in poi, ragazzi, io mi metto una canna. Tipo, facciamoci. I titoli cominciano a diventare più stravaganti, più proprio da fattone possibile. L'essere umano è una manipolazione genetica. Ecco le prove. Oh, dammene un'altra botta. Atlantide, piramidi ed UFO. Dammene un'altra, ci sono quasi, sto vedendo le piramidi e gli UFO, vai. Le origini degli Anunnaki. Un'altra. Insieme contro il sistema. La stirpe maledetta dei cagots, dammene un'altra caso. La vita segreta di Gesù Cristo, ce lo dice questo col guinzaglio e la cravatta, no? Mannaggia. Infatti sono andato a vedere il video, sapete cosa dice? Sì. Dice che, immaginate, allora, persone che invece ritengono che i quattro Vangeli siano effettivamente la verità, oh, che deficienti. Cosa che non è provata in nessuna maniera, non fosse altro che si scontrano fra di loro raccontando cose differenti, ragione per cui è difficile. Questo è un classico, ragazzi. Tutti questi canali che voi seguite devono mettervi il dubbio su Dio, sempre. Così Dio diventa quello che ha più soldi. E voi seguirete l'agenda. È tutto pianificato perfettamente, ma voi siete morti purtroppo. Questo è il compito di questi mostriciattoli qua. Ecco, un altro punto di questo stesso video, che lui che mette la vita segreta di Gesù, l'ho dovuto romanzare perché non abbiamo informazioni specifiche, ho dovuto indicare come ha conosciuto la Maddalena, quando si sono sposati, eccetera. Questo è il loro compito, ragazzi. Non so perché adesso non sto vedendo la composizione, ma ecco, adesso la vedo. Infatti avrei dovuto tipo ingrandire così tutte queste immagini prima. Qui abbiamo OPPT, uscire dal sistema. Tu uscire dal sistema, a pecora.
Ma state buona, pecora. Abbiamo fatto la spesa con la museruola tutti, pecora. Ma state buone. Siete. Dopo il 2020 vi sono cadute le maschere. Io vi vedo per quello che siete. Dei cagasotto. Dei morti siete. Voi uscire dal sistema? Voi avete talmente tante catene che vi legano al sistema, che sono i vostri vizi, che fate ridere ormai. Io vi vedo con le vostre catene, proprio tutti. Tante catene che avete. Più cercate di essere belli, sorridenti e positivi, più catene vedo proprio, più mostri vedo. Uscire dal sistema. Ma state zitto. State zitto significa stati zitto. Faccio la traduzione per il nostro esperto di fonetica, Paolo, sì, no? Il canarolo. Ah, a proposito di canne, ragazzi, continuiamo con le canne. La frequenza che allunga la vita. Ma scusa, tu vuoi allungare la vita in questo inferno, Paola? Sì, sei un ratto, sei uno schiavo qua. Cosa vuoi allungare la vita in questo inferno, Paola? Un'altra. Guerra tra elite, nuovo disordine mondiale. E vai, le elite si ammazzano da soli, io non devo fare un cazzo, devo solo farmi le canne. Tutto bene. Oh, che bello. E le elite si ammazzano fra di loro. Deficienti. Pure i politici. Che coglione. Non capiscono niente. Sono incapaci. Aspetta, fammi fare una donazione. Che domani mattina mi devo alzare presto. Devo andare a portare il muletto. Perché devo spostare le cose. Devo spostare quelle casse con gli assorbenti e metterli da lì a lì. Poi vengo qua e faccio il duro dietro la tastiera. La fine del nuovo ordine mondiale. Abbiamo vinto praticamente. Dammene un'altra, Gianluca, per favore, dammene un'altra. Viaggi astrali. Sto viaggiando. Non solo nella mia cage, non solo nella mia gabbia da ratto. Sto viaggiando fra le stelle. Sto sopra Saturno adesso. Oh, che bello. Vedo la Terra da lontano, un puntino insignificante. Vedo tante stelle. Ah, qui l'immagine è grande perché ne ho beccato 6 in 1 proprio. Ayahuasca. Testimonianza, esperienza pre-morte. Aleister Crowley, sono so sicuro che ne hanno parlato bene. Come lo so che ne hanno parlato bene? C'è un video che non so se lo vedete. È Aleister Crowley. Perché loro sono dietro la conoscenza. Loro pensano che è un po' come il serpente. Voi diventerete come Dio, no? Non seguite più Dio che è cattivo, vi ha messo tutte queste regole. Mangiate la mela dal frutto dell'albero della conoscenza e diventerete anche voi intelligenti. Infatti, questi sono intelligenti. Infatti, Dio a questa gente qua che si crede intelligente gli ha chiuso gli occhi e sono andati come dei morti, come dei zombie, a farsi il succo magico. Questa è la bellezza. Ah, vedo che la mia immagine è morta come sempre. Meglio così, ragazzi. Poi vedremo, quindi, che effettivamente parlano bene di questo, perché farò vedere un video adesso alla fine dove parlano bene di un'esoterica. Colpo di stato di Tangentopoli. Minchia, il sistema, ragazzi, sono proprio degli incapaci, si fanno la guerra fra di loro, guarda, si espongono. Io non devo fare un cazzo, devo stare qui fermo e loro si ammazzano fra di loro. E me lo dicono questi rettili qua. I misteri dell'Amazzonia. Oh, sei chiuso in gabbia a ratto? E ti interessi di queste minchiate? Politicamente scorretto, Marcello Pamia. Minchia, politicamente scorretto, cazzo. Viaggi astrali abbiamo visto. Intelligenza artificiale e coscienza. Con Rocco Bruno, cazzo! Il Rocco Bruno. Ma Rocco Bruno vi diceva, vi prendeva soldi perché doveva fare questa comunità, no? Si vede che l'ha fatto con i vostri soldi. E adesso forse non ve lo chiedo più. Il progetto, com'era? The Zion Project.
Zion, quell'altro in Zion. I giganti nella Bibbia. Loro li interpretano come giganti, proprio effettivamente giganti. In realtà nella Bibbia i giganti erano gente importante, cioè di rilievo, no? E loro ovviamente per farvi abboccare nelle minchie del Tartaria, tutti questi giganti, tutte queste minchiate qua, dico i giganti nella Bibbia. Bravissimo. Bravissimo! Il pericolo viene dall'alto, è successo e succederà. Max Cazzaro, Max Caranzano. Il pericolo viene dall'alto, caso. L'asteroide, quindi credono anche nelle minchiate dello spazio. Alchimia, Jung è pietra filosofale. Jung, ragazzi, piace molto a questa gente qua, eh? Attenzione. Alessandro Magno, tecnologie ultraterrene. Bellissimo. Devono mettervi in dubbio, no? Perché se esiste, che loro ovviamente devono dirti che esistono gli UFO, no? Ci sono gli alieni, noi siamo una razza così, un esperimento qua. Perché devono togliere di mezzo Dio. Tolto di mezzo Dio, loro diventano Dio. Non so se è chiaro questa cosa. UFO, alieni e progetti su Marte. Ricordate ragazzi, tutte queste minchiate che loro dicono non le potete provare. Chissà perché. Qualcuno ha mai visto un alieno, ragazzi? L'ha mai toccata? Ha visto un alieno? No. Eppure ha boccata questi mostri che vi dicono queste minchiate da anni, e c'è un motivo perché ve lo dicono. E sappiamo anche che il sistema stesso a un certo punto giocherà la carta dell'alieno, no? Perché lo disse Reagan negli anni 80, disse: ah, che bello sarebbe se un'altra entità fuori da questo nostro mondo ci attaccasse, così noi vedremo sparire le differenze che abbiamo adesso e saremo tutti fratelli come l'enciclica del Papa, no? Tutti fratelli, cioè tutti uniti, comunismo, tutt'uno, nuovo ordine mondiale, no? E quindi ecco perché invitano gente del genere e vi dicono che le abduction, ragazzi, ufficialmente sarebbero gli alieni prendono un essere umano e fanno esperimenti su di lui. La realtà è che questa gente che dice che è stata rapita dall'alieno è gente che è stata controllata mentalmente e gli hanno impiantate in testa con tecnologie che ha il sistema, cose come se gli alieni li avesse portati, fanno gli esperimenti, sono tutto nella loro testa. E quando raccontano queste cose, effettivamente raccontano queste cose perché è come se il sistema li prende da qualche parte, gli mette queste cose in testa mentalmente, e loro effettivamente raccontano più o meno sempre le stesse cose perché è un programma base che gli mettono in testa con controllo mentale, no? Loro hanno tecnologie per fare questa cosa, magari anche a distanza, senza. Tu stai dormendo per cazzi tua, loro ti immettono questa roba. Non so come lo fanno, ragazzi. Però so che Bill Cooper ne parlava di questa. Perché lui odiava tutti questi stronzi che parlavano di UFO. Infatti, lui li chiamava invece di ufology, the foology. Cioè i matti, diciamo. E qui abbiamo gente esperta, My Little Crocodile, esperta anche lei, ragazzi. Ragazzi, quando vedete gente truccata così pesantemente, dovete stare lontani, ma voi siete pecore, purtroppo. Non lo capite questo. Siete furbi. La teoria è bene rispetto a Malanga. Insomma, questa è la cosa. Terra cava, i rettili. Qui però intendevano rettiliani. Eh? Io quando dico rettili è una presa proprio in giro, è come per dire bestie, no? Che non so se la pecora sia più evoluta di questi. Eh? Auguri di Mauro Biglino per il compleanno.
Quindi Biglino ha fatto un video dove fa il compleanno del suo canale YouTube. Bene, ci sono altri. Ah, qui ovviamente devono farvi credere che ci sono due elite che litigano, e una è la buona e l'altra è cattiva. È un po' di pecore, li mettono pro una parte e pro l'altra, pro dall'altra. Questo qua è una di quelle pecore che con l'elite, quella là, asiatica. E quindi dice: guardate che bel discorso. Lui fa l'analisi del discorso di Putin. E diceva: guardate com'è potente questo passaggio. Diceva in quel punto là. No? Guardate che belle parole sta dicendo Putin. Siamo a questi livelli, purtroppo, ragazzi. E voi seguite questa gente. Perché ho messo questo? Bestiame, questo lo dico nell'interesse del vostro, perché forse per me in realtà io sono Ah, ecco, lui parla in un video e dice che è vegetariano, no? Io sono vegetariano, dice, secondo me, secondo me ne frega, sai quanto me ne frega se devo interpretare, perché questo l'ha fatto YouTube, quindi devo interpretare quello che ha detto, sai quanto me ne frega se chiudono tutte le filiali, sono solo che contento perché lo sfruttamento dell'animale parte proprio da quelle da quello, e l'avere anche il karma pulito parte proprio da come noi ci nutriamo, e non voltarsi dall'altra parte su quei lager che sono gli allevamenti intensivi, come vengono fatte crescere le bestie in virtù di guadagni, bla bla bla. Insomma, un vegano che spinge le stesse cose, il veganismo che spinge l'elite, fra poco, insomma. L'elite sa, ragazzi, che le sostanze migliori ce l'ha la carne, e a noi ci dice di mangiare erba che non c'è un cazzo. Che può essere giusto un contorno. Perché questo crea uno schiavo senza cervello, che ha mancanze proprio di sostanze che gli servono al cervello. A quel punto sei più facile da controllare. E ovviamente ci hanno bombardato. Io sono caduto in questa trappola perché io ero vegano. Sono stato vegano per un bel po' di tempo, ragazzi. Quindi poi ho capito l'inganno, ragazzi. E adesso tocca al video della Blavatsky. Ho messo questo ricordino così, una schermata così. Sapevo che dovevo far vedere il video della Blavatsky. Dove, siccome questo qua. Vediamo se riesco. Non parte? Questo è stato bellissimo. Io voglio chiudere con questa chicca, ragazzi, perché è stato bellissimo. E per questo vi dicevo che il video là che parla di Aleister Crowley, sono sicuro che ne parlano bene, ragazzi. Come lo so? Perché parlano bene di Blavatsky. Blavatsky, insomma, se voi sapete, è un bel mostriciattolo, diciamo, no? E sentiamo cosa dice di Blavatsky, questo suo esperto che sta intervistando. Guarda, mi ridono, guardate. Guarda, è bello esperto, ragazzi. Questo sembra il bullo di quartiere. Ha appena imparato un po' di minchiate da Osho e tutti questi minchioni qua, è diventato esperto lui. Sentiamo le minchiate che dice. Allora, la Blavatsky, che tra l'altro da tanti denigrata, però ha fatto un grande percorso di conoscenza, soprattutto in Tibet. Capito? Possiamo anche chiuderlo qua, diciamo, no? Non so perché si sente con l'eco, stranamente. Si vede quando ho registrato, c'era aperto il microfono e era registrato un po' così con l'eco. Comunque. Allora, la Blavatsky, che tra l'altro da tanti denigrata, però ha fatto un grande percorso di conoscenza, soprattutto in Tibet. Diciamo che la dottrina segreta della Blavatsky, che è esattamente lei, si basa su un libro criptissimo che si chiama Book of Zion. Zian. E su quel libro, ragazzi, se siete vi piace fare i viaggi astrali così con le canne, ve lo consiglio, ragazzi, perché ci sono minchiate delle più svariate. Ok, chiudiamo qua e arrivederci. Ah, vi ricordo che mettete il pollice in giù, scrivete commenti negativi, eccetera, eccetera, così vi sentite meglio.